Ciao ciao, ciao a tutti e ben arrivati e ben ritrovati in questo nuovo video acquisti Shein. In questa consegna, in questo pacco è arrivato in meno di 15 giorni, 13 giorni e c'è un po' di tutto. Niente di molto molto interessante dal punto di vista prettamente femminile perché non ho acquistato abbigliamento o accessori prettamente femminili, c'è un po' di tutto, ma parto subito a descrivervi e mostrarvi quello che ho comprato. Mi è venuto un po' di nostalgia, mi è venuta di cartopazia. Sapete che io per lungo tempo vi ho mostrato le mie produzioni cartopazze. È tanto tempo che non guardo più l'agenda e mi manca un po', perché il momento in cui decoravo, disegnavo, scrivevo era molto rilassante per me. Bisogna che la riprenda. Continuo a dire che devo riprenderla in mano, poi per un motivo o per l'altro non lo faccio. Dovrei riprendere in mano anche il mio taccuino degli appunti di viaggio, che quello è bellissimo perché mi fa rivivere ogni volta che lo leggo tutte le tappe dei miei viaggetti, delle mie vacanze, perché tante volte i ricordi restano un po' confusi. Invece così ho nel dettaglio tutti i momenti belli delle mie vacanze, dei miei viaggi. Ma torniamo a questi acquisti, altrimenti inizio a chiacchierare e non la smetto più. Allora, ho comprato questo cappellino, classico cappellino tipo baseball per il sontino, perché mi è piaciuto per il fatto che ha disegnato, anzi ricamato, la montagna con il sole, visto che noi andiamo spesso in montagna abbiamo, e amiamo tantissimo la montagna, e ho pensato di prenderglielo, infatti gli è piaciuto moltissimo. È in puro cotone, bianco, si può lavare quindi in lavatrice, misura unica, è costato pochissimo come tutti gli oggetti e gli accessori che acquisto in Shein. Allora, poi per me invece ho preso, perché anch'io volevo un cappellino da montagna, però non lo volevo tipo baseball. Ne ho già uno che tengo sempre nello zaino, ma è blu scuro e insomma attira i raggi del sole. Sapete che i colori molto scuri attirano di più i raggi del sole, poi non mi piaceva proprio come era fatto e ho preso questo. Sempre questi, io per la montagna preferisco questi stile pescatore perché hanno la falda tutto intorno, quindi vanno a riparare un po' anche il collo per evitare scottature sul collo. E questo invece ha questo disegno di fiorellini qua davanti. Anche questo è in puro cotone, quindi lavabile in lavatrice. Davvero graziosi questi cappellini. E poi ho preso anche due bandana. Uno bianco e uno lilla, viola, con questi disegni che hanno un nome che io non ricordo, il disegno così, mi sembra che sia Paisley, qualcosa del genere, ma non ne sono sicura. Uno bianco e uno viola li ho, perché ne ho uno blu, uno rosso, uno giallo, uno rosa. Mi mancavano questi colori qui, il bianco che va su tutto, il viola che è il mio colore preferito. E lo uso non solo per la montagna, proprio come copricapo, ma anche al collo, sia in montagna quando fa più freschino, ma anche quando andiamo a fare i nostri giretti in scooter, in moto, perché devo stare molto attenta a riparare il collo per via della gioventù, della cervicale. Poi ho preso questo piccolo beauty case, questa borsa portatrucco, cofanetto portatrucco in tessuto impermeabile. Costava veramente una sciocchezza, costava pochissimo, era in sconto e mi è piaciuto perché ha disegnati proprio i trucchi, vedete, il rossetto, il fondotinta, il correttore. Carino, poi il fatto che è comunque lavabile, che non è male, e poi all'interno qui ha lo spazio per portapennelli con gli elastici, il taschino e il qua, vedete, qui
quindi comodo, 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 bellino anche questo, veramente carino. Poi ho preso, sapete che io ho la passione per la carta forno, quella decorata, che serve sia per assorbire i fritti, sia anche da mettere in tavola come decorazione per servire le pietanze. Ho preso questa quadrata, adesso la tolgo così si vede meglio, mi sembra che siano due confezioni da 25 fogli ciascuna. Questa qui è bellina perché, a parte il disegno così con gli orsetti, che penso proprio che piacerà tanto ai miei nipotini, ma poi perché oltre che essere usata anche appunto da mettere sui vassoi per servire ad esempio le patatine o le fritture di verdure o anche i dolci, ma è fatta in questo modo, è fatta proprio con una tasca, vedete dentro è oleata, quindi la potete usare sia come cono per mettere le patatine, così, in questo modo, aprendola proprio come un cono da passeggio, sia per metterci il panino, il tramezzino e non ungersi e non sporcarsi le dita. Molto carina questa con gli orsetti, mi piace proprio tanto. Poi vedo che è gradita proprio anche dai nipotini, sembra che mangino più volentieri le cose con l'accessorio colorato giusto. E infine la parte cartopazza, ho visto questi fogli di carta da lettera che mi sono piaciuti troppo. Io lo so che nessuno ormai scrive le lettere, però mi sono piaciuti troppo anche perché possono essere usati, allora sono 10 mi sembra fogli, o 10 o 15, non ricordo, credo 10, così, e sono un po' in questo modo decorati e un po' in questo, che belli, con i girasoli, e gli altri 10, un'altra confezione, così e così. È veramente bella, mi piace tantissimo. Dicevo, ormai nessuno scrive più le lettere, però anche solo come biglietto d'augurio, biglietto per accompagnare un regalo in modo diverso dal solito, mi piace proprio tanto. Oppure magari chissà, i miei nipotini lo useranno per scrivere le loro letterine. Vabbè, poi ho preso questi adesivi sempre per i miei nipotini che adorano tutti quanti gli unicorni, gli sticker unicorno, e poi questi piccoli notes, memo stick, memo tac. Io li uso tanto, i notes, i memo tac, per appuntarmi le cose che mi devo ricordare, che devo fare. Addirittura non ridete, ma io quando, oltre che farmi il bigliettino per la spesa, quando vado in cantina che devo prendere due o tre cose dalla cantina che fa un po' anche da dispensa, io mi faccio il bigliettino per andare in cantina, perché mi è capitato più di una volta di scendere per prendere due cose e arrivare in cantina e dire oddio cosa dovevo prendere, quindi memoria aiutami. Allora sono così, unicorni anche qua, sono fatti troppo bene anche questi con l'unicorno. Questi invece hanno queste fragoline, questo orsetto, e questi che sono rigati hanno il castello e altre immagini molto molto tenere e dolcissime. E questo è tutto. Io spero di avervi tenuto un po' di compagnia, di avervi magari dato qualche idea per spendere. Un abbraccio, un sorriso e al prossimo video. Ciao ciao!